Ragazzuoli cari, bentornati ad un nuovo video sul mio canale. Oggi siamo qui insieme per vedere una delle mod del pack del crossover pack. Cioè, pack del crossover pack, ok? All'interno di questo crossover pack cosa abbiamo? Abbiamo diversi personaggi, ve li faccio vedere. Bat-Geta, quindi Batman e Vegeta che si trasforma fino al Super Bat-Geta. Poi Friuza, cioè sarebbe Mewtwo fuso con Freezer per chi non l'avesse capito. Vabbè, Daffy Duck con Vegeta. E questo è quello che vi dicevo, Bugs Carrot, regà. E non so, adesso farò casuale fin quando non mi capiterà uno di questi, comunque. Poi abbiamo Gokel, che è Kal-El, per chi non lo sapesse sarebbe Superman, appunto. E di nuovo Gokel per Kal-El. E qua è Kal-Carrot, che si rigirano le cose. Comunque sì, abbiamo la fusione Potara e poi quella Metamor tra Superman e Goku. Poi abbiamo Genetismon, che sarebbe la fusione tra... oddio... Venom Smetimon, no, una roba del genere, mo non mi ricordo bene così, al Digimon perché c'ha veramente un nome lunghissimo. Comunque è una bestiona che compare alla fine della prima o seconda serie e si fonde qui con Janemba. Qua abbiamo, anziché Samurai Jack, Samurai Trex. E di qua la sua parte cattiva, Mad Samurai Trex. Ragazzi, Samurai Jack guardatevelo perché è bellissimo. Quelli erano i cartoni di una volta su Cartoon Network. Qui abbiamo Trilver, ovvero la fusione tra Silver e Trunks di Sonic. Cioè, Silver è di Sonic, non Trunks. E infine Venoli, ovvero la fusione tra Venom e Broly. Facendo casuale, non sto scherzando, sembra perché è tipo l'ultimo che ho scelto, come se non ci avessi voglia di premere triangolo, è uscito Venoli. E devo dire che è fatto veramente bene. Anche il modello, cioè, sto guardando... a parte sto bug che non lo sistemerò mai perché non c'ho mai voglia. Fatto bene, forse un po' il braccio storto. Adesso però lo proviamo subito, andiamo a vedere. Apriamo il torneo mondiale, perché no? Vediamo un po' di cosa è capace questo Venoli. Ok, non so perché sono venuto a allenarmi al torneo mondiale, ma va bene. Quindi il moveset è di Broly. Sì, si capiva comunque subito, anche senza questo. Un po' buggato, forse perché c'è il braccio storto, come avevo detto io. Riproviamo un attimo. Ok. No, no, va bene, dai, non è proprio buggato. È tutta la combo quadrato che devo riprovare. E qua sbaglia dal pugno, vedi? Ah no, mo l'ha preso, non lo so, forse perché ero partito da per terra. Comunque, come mosse abbiamo il miscelatore oscuro, bellissimo, poi ci sta anche perché... noi siamo Venoli e poi abbiamo il placcaggio rotante. Non so per chi avesse visto il trailer del film, però Venom secondo me... Allora, io sono un fan di DC, raga. Io Marvel proprio non è che non lo posso vedere, lo guardo tranquillamente, però non riesco proprio a sentirmi dire che sia meglio DC, perché forse ci sono più legato, però so gusti comunque sia. Però diciamo così, riconosco quando uno è in competizione e fa una cosa buona, Venom è... sarà un film bellissimo, già dal trailer si è capito, e riconosco anche che la Marvel fa film migliori della DC, a parer mio. Ad esempio a me Batman contro Superman, e tu ti aspetti le botte, però per la prima ora dormi nel film, cioè non è che te lo guardi. Mentre invece non posso dire la stessa cosa delle serie TV, che quelle della DC, a parer mio, sono 50 spanne sopra quelle della Marvel. Flash, Supergirl, non l'ho mai vista perché proprio... me ne frega un cazzo, non vi dico la verità. Superman è l'unico personaggio della DC che non riesco... non è che non riesco a guardare, mi sa ad esempio 18, mo tanti mi staranno in culà adesso, però io sono amante del Batman. C'ho un tatuaggio così grosso sulla gamba, sul polpaccio, quando ci avrò voglia lo farò vedere. C'ho Batman, Joker e Harley Quinn che mi piano tutta la gamba intorno. E se ve lo dico è perché sto mutando. Comunque sia, la mia preferita in totale è Gotham, infatti, come avete capito, perché... è bello vedere come si ricreano tutti gli altri personaggi. Comunque Sputo Pietrificante è bellissimo. Poi abbiamo Guscio Esplosivo, vabbè, forse l'abbiamo visto. E infine Placcaggio Rotante. Questa è di C16. Oddio, mi sembra che si poteva fare anche in altri modi. No, 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 forse sbaglio. Vabbè, la presa è ovviamente quella di Broly, che ha anche Mira. Poi abbiamo il Grande Frantumatore come mossa finale. Bello, ci sta. Però mi sarei aspettato il Meteorite Gigante, vi dico la verità. Vabbè, meglio, cambiamo ogni tanto, sempre sto meteorite gigante. Qui abbiamo la sfera letale, che può suonare bene grazie a Venom. Perché ci sono tutti orsi blu con il G di Goku? Vabbè, non ho la più pallida idea. Comunque sì, a me questa mod non fa totalmente schifo, mi piace, anzi, il modello è veramente molto bello. Forse il braccio destro è messo così proprio per Broly. Vi giuro, dopo questa poi mi andrò a rigiocare Ultimate Spider-Man perché mi è presa voglia. Comunque sì, adesso direi andarla a provare in un bel 1 contro 1. Contro quel Broly prendiamo, dai, Samurai Trex, però Mad Samurai Trex, visto che è un pochino più forte. Magari si, come dire, è più bilanciato come scontro.
Eccolo il nostro Benoli. Madonna, madonna ragazzi. Allora, ecco, già iniziamo male con sta presa. Guarda, non fa lo stamina break perché è già mai stancato. Comunque ragazzi, mentre distruggo questo povero Mad Samurai Trex, a patto che non mi distrugga lui, quanto odiate i nostalgici che per loro deve essere bella per forza una cosa? Ecco, adesso voi direte, ma te piace GT, bla bla bla, tu sei nostalgico. Facciamo così, togliamo dal cazzo gli anime perché se no c'è da rompere i coglioni, siamo di due generazioni diverse, è normale. Parliamo di videogiochi, ok? Perché mi devo sempre sentire, ogni volta che si parla di Xenoverse, ma anche che si dice, cioè non è che si metta a paragone Xenoverse, si dice tranquillamente, ho mai visto quella mod di Xenoverse, magari con gli amici, e mi devo sempre sentire uno che dice... no, ma Budokai Tenkaichi 3 era meglio. Budokai 3 era meglio. Per che cosa era meglio, scusa? Tu con le mod potevi fare queste cose? Potevi cambiare le animazioni? Se era meglio, parlando del fatto del gameplay, ricordi... Sì, perché so anche il primo a dirlo, perché sinceramente so anch'io nostalgico. Cioè, questo non è essere nostalgici, è essere più ipocriti. Come dire, non ammettere che una cosa è meglio. Ad esempio... No, odio proprio quelli che non ammettono le cose. Cioè, ad esempio, come ho detto prima, è evidente che i film della Marvel sono superiori a quelli della DC e le serie TV della DC sono superiori a quelli della Marvel. E ve lo dice un fan DC, appunto, che i film della Marvel sono migliori. Perché non ammettere le cose, allora? Cioè, cazzo, è così? E niente, ragazzi, non so se succede anche a voi questa cosa con le altre persone, io colgo anche ogni tanto gli showcase per parlare con voi. Vi ricordo che ieri è uscita la fusione tra Chroma e Zaiko in Dragon Ball Prime, vi consiglio di andarlo a guardare, ringrazio anche tutti quelli che mi hanno fatto i complimenti per la doppia voce, vi giuro, mi ero fatti i complessi perché pensavo che era una scena da, come dire, da presa come vedi, guarda sto coglione, ma che sta a fa'? Quindi fatemi sapere anche voi se vi è realmente piaciuta qua sotto e io vorrei lasciarla in tutto Prime, vorrei lasciare, non vi dico ancora il nome della fusione, comunque la fusione che parla con entrambe le voci, tanto riesco a doppiarli entrambi. Doppiarli, poi non è, cioè sono uno youtuber, non sono un doppiatore. A farli parlare, diciamo così, non ho nessun certificato, quindi. E niente ragazzi, io spero che il video vi sia piaciuto. Spero anche che io sia stato capace di intrattenervi, magari che vi hanno fatto anche un po' riflettere le cose che vi ho detto all'interno del video. Spero che il video vi sia piaciuto, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, non dimenticate di attivare la campanella per non perdervi nessuno dei miei video. Noi come al solito ci vediamo ad un prossimo video.